Leggere quel numero lì, meno 20, paradossalmente riscalda il cuore, vuol dire che la cellula fiorita sta funzionando. Speriamo che si possa riempire. È un percorso che è partito poco più di un anno fa, quando mi sono incontrato con l'amico Mario Galasso, con il quale mi lega un'amicizia fraterna precedente anche al periodo della Caritas. Una delle finalità principali che ha il Rotary è quella di contribuire a migliorare, per quanto possibile, con le capacità che hanno i singoli club, di migliorare le condizioni di vita delle fasce di popolazione più in difficoltà. E noi di solito abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione all'esterno, i cosiddetti paesi del terzo mondo, ma dopo questa emergenza del Covid, che non ha portato soltanto complicazioni a livello sanitario, ma ci siamo accorti che l'impoverimento di fasce di popolazione insospettata è aumentato di molto, e questo anche nel nostro territorio. E allora, di concerto con la Caritas provinciale di Rimini, abbiamo deciso che forse era meglio concentrarsi anche sul nostro territorio. Da qui l'idea, per quanto possibile, di dare una mano alla Caritas nella sua missione diuturna, quella di aiutare appunto i nuovi poveri che sono aumentati in maniera esponenziale, dando una possibilità di aumentare le capacità di poter erogare i pasti, che sono una delle funzioni principali della Caritas. Da qui l'idea di donare una cella frigorifera di dimensioni generose, che permette per l'appunto di aumentare lo stoccaggio di materiali deperibili. Quando le cose si fanno in sinergia all'interno del territorio, innanzitutto si approfondisce la conoscenza reciproca, perché è indubbio che tutti conoscono le finalità della Caritas, magari non tutti, ma molti conoscono le finalità di questi club associativi come il Rotary, ma lavorando assieme abbiamo approfondito ancora di più la conoscenza reciproca, la stima reciproca che ci ha permesso di lavorare in perfetta sintonia in questo caso particolare, ma potenzialmente di poter sviluppare anche in futuro dei progetti. E grazie anche a voi della stampa, la possibilità di fare da cassa di risonanza, quindi far arrivare all'opinione pubblica nel modo più inclusivo possibile questo messaggio, può aiutare anche in futuro a migliorare ancora di più le potenzialità delle organizzazioni che operano sul territorio. Questa la vediamo fisicamente, è una cella frigorifera. È stato fatto a Natale un concerto, ma io direi proprio che il momento anche più bello è stato quando abbiamo ospitato la Caritas, un incontro del Rotary, e abbiamo avuto l'opportunità di raccontargli chi è la Caritas e chi sono le persone che noi cerchiamo di aiutare. E penso che questo sia importante, perché al di là appunto di una cella frigorifera che a noi serve tantissimo, solo l'anno scorso abbiamo preparato circa 35.000 pasti, abbiamo tantissime persone che ci fanno donazioni e abbiamo quindi la necessità di doverle conservare, di conservarle al meglio. Però poi è importante che anche chi ci fa una donazione di un bene per noi preziosissimo abbia la consapevolezza di che cosa succede a Rimini, questo bene a chi va a servire, a chi va ad aiutare, perché penso che questo poi vada un po' ad incidere in quello che è la nostra sensibilità. E per cui si costruisce comunità, no? Nel momento in cui ognuno, nei diversi ruoli che ha nel quotidiano, nelle diverse professioni, però ha un pensiero per le persone fragili, e questo penso sia il risultato più importante. Spesso arrivano donazioni anche di grosse quantità, e per quanto noi avessimo già due celle più piccole, ci siamo resi conto che non erano sufficienti a raccogliere i beni che arrivavano. Peraltro anche la comunità europea, che quest'anno ha aumentato il paniere dei beni che consegna, tra i beni che consegna ci sono per esempio anche i polli congelati, per cui la prima consegna si è vista in grossa difficoltà perché la cella ancora non era pronta e la quantità di polli era enorme, per cui abbiamo riempito le parrocchie di Rimini di polli proprio per cercare che andassero a buon fine.